What a silence. <laughs> it sounds either like the Metropolitan Opera when they do Wagner that nobody talks nobody smiles nobody chats you don't even unwrap candies or like some church where i've never been where people are actually silent so you can talk and relax we are going to have a great evening here tonight and it's packed with people and videos and images and stories that we wanted to take home with you um, as you know the centerpiece of our evening is going to be mimo lucano the former mayor of riace that transformed the small city in calabria into a successful experiment of integration between locals and immigrants, and uh, there is another story connected to the one of Mimo, That is the story of Bacas. You are not familiar with Bacas, but you have to make an effort and really listen to the story that they are going to tell you. Pietro Costa and um, Tiziana uh, Rinaldi are going to tell you about this other experiment of a different kind. It's a residence in southern Italy that is addressed especially for artists, writers, and scholars. It's the first one of its kind in southern Italy. That's why, in my invitation to you tonight, I said that there are two great stories from the south. And um, there are several residencies for scholars and writers in other parts of Italy, but it seems that from Rome south, there was nothing. So, for the first time, artists, scholars, um, writers from America and from all over the world will have a chance not only to have a sort of pictorial, folkloric, um, vision of the south of Italy but they will have a chance to produce their own works of art there, to interact with the population and to see with their own eyes and experience with their own hands the lively um, cultural reality of this part of Italy. I don't want to take away more time because the guests that we have are going to help us explore both this reality and how are the two connected that without Bacchus, without Pietro and Tiziana Mimmo Lucano wouldn't be here. So, I'm very grateful to them because when we were thinking, how are we going to present Bacchus, this great experiment uh, that is going to foster the arts and, and culture um, to the New York public? And the idea came because of friendship. And uh, when, when Pietro mentioned that he had met me and he was willing to come, the event was born. So, that's the origin, and that's why we combined tonight the presentation of Bacchus for the first time in the US. And the conversation with Mimo Lucano. So, you have a sense of why we pair them together. And you will see that after they speak, it's going to make even more sense than it does now. After the presentation of uh, Pietro and Tiziana, that are also going to employ uh, visual images of these places, we're going to have the conversation proper with uh, Mimo Lucano. And the, the main actor of that with Mimo is going to be. My dear colleague and friend Teresa Fiore, uh, Chair of Italian at Montclair State University, and uh, that's going to be the conversation, and you will be invited to join us in the conversation. Even you people that are stuck upstairs in the library I believe there is 30 of you, 40 um, at some point, feel free to come down and see if somebody left, or if you can sneak in to ask your question. You. It's going to be an interactive, participative uh, kind of evening, And uh, without further ado, I would like to ask you to please welcome Pietro Costa. Um, wow, now this is accoglienza. Huh? Um, New York accoglienza. Um, good evening, everybody. Buonasera a tutti. Um, I'm a little nervous having Mimo here. Um, whew, and I'm not as good as Stefano is so, <laughs> at talking, at public speaking. Thank you for joining us tonight to celebrate uh, Domenico Lucano's first trip to the US. The last 36 hours spent with Mimo. Have been full of emotions reflecting on the haves and the have nots, and those who have far too much and those who have almost nothing at all. I would like to first start with the thanks. I thank the Casa Zerilli Marimo, its director Stefano Albertini, for having embraced this event from the start, and the staff who made this and makes hundreds of events happen every year. And our thanks, of course, go to the late Baronessa Zerilli Marimo and the board of directors. For creating and maintaining this fertile ground of Italian arts and culture outside of Italy. And thanks to Professor Teresa Fiore, who holds the Insera Chair in Italian and Italian American Studies at Montclair State University, for participating and enriching this conversation for us tonight. And to my dear friend, a friend Tiziana Rinaldi Castro, Professor of Classics at Montclair and Bacchus' Creative Director for Literary Programs. Tiziana will narrate an episode from the Odyssey, symbolic of Mimmo's visionary Riace model of accoglienza. And thanks to Giuseppe Rivello, Inarte Gepis, Bacchus's New York first filmmaker in residence, who left Caselli in Pitteri in the Cilento to come and document Mimmo's New York journey for another project. A special shout out to my son Angelo, who always answers a call at the last minute for special projects. And I know there's many thanks, but things don't happen on their own. There, there are a lot of people that work on these things, and our heartfelt gratitude goes to Mimo, who um, you have made a long trip to come here and be with us tonight, and you also have made a trip to remind us what it means to be human. Grazie, Mimo. I am an immigrant myself, as as many of you are as well. Even if through ancestry alone, my roots as a child of Southern Italian farmers who brought me to New York in 1972 remind me that everything starts with a seed. So just uh, bear with me a bit. I want to tell you about 16 years in about 15 minutes or less, uh, if possible. Um, to give a little context of why here, because you know, they appear to be two disparate things, right? Social activism to the you know, most beautiful way and, and art. But they're actually two of the same thing. So the images you're seeing on the screen are from the launch in 2018 of Bacca, at so the Castello Macchiaroli in Tejano, built by the San Severino family in the 1300s. And some of the images will show you the Vallo. So when I say Vallo, that's the Vallo. It's a valley, it's a great valley. Uh, in 2002, a group of tourists came from the Vallo Didiano, where I immigrated from, here to New York and discovered that I was a visual artist. They wanted to visit museums and were looking for a guide that could also explain art to them. My sister, Agnese, was traveling with them, volunteered me without me knowing because of my art practice. I'm an artist, I'm a visual artist. And many years of my, of, of many years of my work with the Guggenheim and with sculptor Richard Serra, uh, it was fun actually taking them around. That chance encounter led to an exhibition the following year at uh, a UNESCO jewel called the Certosa di San Lorenzo. The exhibition was called Grace Bertuti Bambini. It was a 9 11 memorial traveling interactive exhibition um, that in included people taking away names of all the, the people that were lost in that event on that day. Um, and those pieces of paper are still found in people's wallets by the way so that's how art can like social activism can actually touch people's hearts and, and kind of still make a difference after many years we took i insisted that the project would be done by local resources alone and so we took that to an extreme and we even had the young students at the alberguera uh, in my town involved in preparing the food and doing a service for, the, for 500 people the night of the event of the opening event and this was a class for them so we set it up as a class as a teaching experience of what it's like in a museum in new york a gallery in new york how do you cater this kind of event um, and people still remember that night it was pretty amazing um, so hearing my american friends back then rave about how beautiful the experience was it was summer, it was the Valo, amazing sunsets, the beach was nearby, 45 minutes away. And I thought, well, you know, if a few Americans like it, there's a lot more Americans or a lot more people that are not from here, including Italians, who didn't even know where the Valo is, they will like it as well. And I thought, well, this is great, let's see what we can do. But in 2006, when I returned back, this was 2002, and then 2003 was the exhibition. 2006 I came back to do another exhibition of the Chertoza curated by Aquile Bonito Oliva. I then found out that every town in Davallo had used EU money, and this is important for you guys who have families there, um, to restore these old parts of town, but they forgot to include the programming money. So we have these amazing places with beds. And kitchens with forks and knives, with <laughs> chairs that are still covered in plastic, and computers connected to the Wi Fi that's sitting there unused because there's no programming. And so that's what gave, you know, that's what the idea, the seed started germinating yet again, and it started growing. And then I thought, oh, wait a minute. There's me, there's other people like me that have come from there in New York. And in, those, in so doing, I realized that when you emigrate, you gather, you gather experiences, you gather contacts, you gather, um, you form bonds, and all of that is capital, right? So all that capital and know-how can actually be brought back and help to energize or start a fire. But then, coupled with the beauty, the Mozzafiato views of the, from the mountains, and the long history of food and culture of that area, because it was settled by Brazilian monks Many centuries ago, and they thought this is a perfect place to pray, a perfect place to live in a cave and, and search for God. And so, if the Brazilian monks did this and tamed this country that is very hard to tame, this landscape, then there's so many artists here in New York and all over the world that are searching for the same thing, for inspiration, for a place to create. Um, and so that's how we started developing programming, and then which I finally led. To the, 2008 to the 2018 launch, but that wouldn't have been possible if it weren't for assembling a team who had the same coattails, the same gathering. And so people like my dear friend Tiziana Rinaldi Castro, who's now creative director of literary programs for BACAS, and uh, Rosella who's an architect who lives in Salerno or Cave di Terreni. So we actually are mixing the, the teams on both sides of the ocean. Um, if it wasn't for them and the poet Devon Butson and other people that were together, we wouldn't have been able to do this launch because everybody bought, brought their uh, know-how, their connections, their, their poetry, their, their novels, their whatever to it. Um, so that's the beauty of assembling people because I think that that's the biggest currency is the people that we have in our iPhones, the people that we have in our Rolodex if they still exist, the people that are in this room I mean, just think of all the connections that, that could be made in this room to create a better world. You know, it's, it's easy. We just have to do it. We have to focus on doing it. Um, so, in September, I was e eating a bowl of pasta, and my phone went off, and somebody said, Put the phone away, we're eating. But it was an, an alert on Facebook that somebody, uh, an activist, Daniela Majuli, was going to Riace for Mimo's first press conference. That's when I thought, Let me have coffee forget the wine get in the car and drive to riace and that's how it happened and just on a, a spur of the moment um, but just to not take up too much time i just want to highlight some of the things that bacchus has actually done um, and so in these images these Im images are depicting literature you know we had for the literature we had the esteemed author edmund white as a guest writer in residence uh, he won the penn prize soon after he was with us not because of us but it was great that that would happen afterwards and before, right? Uh, he was joined by the essayist Garnett Codigan, who taught at MIT, among other universities, and whose philosophy is to see the world by walking. He actually got known for his essay, Walking While Black. Uh, it was an NPR, it was everywhere, and that is a sort of a narration of his experience in Kingston, Jamaica as a child, and then his experience of coming to New York uh, as a man of color. So Garnett did. Walking while black in the Vallo di Diano. He <laughs> arrives and checks in, drops his bag somewhere uh, nearby, and then he started walking to Tiziana's town from Tejano. It's a round trip of about 13, 16 kilometers, 13 kilometers, no, 16 miles, sorry, uh, round trip. But the problem was that walking in the Vallo di Diano, everybody stops and offers you a ride. <laughs> so, so it's almost impossible to execute the walk. He did it anyway, but we laughed about it for, for days afterwards. For architecture, we actually, this is an amazing thing, and it's something to think <coughs> about when these initiatives take take um, life. We did the last work of Fabrizio Carola. Fabrizio Carola is a Neapolitan architect who actually in, literally did green architecture before the word green and architecture were put together. And he left us a few months after we built one of his cupolas. His last work. The last work realized while he was still alive exists on the castle grounds now, forever. And it was the first new construction on castle grounds, a 1300 fortress, in 600 years, which is extraordinary, um, I think. It's, it's a testimony to everything else. So there, there are much more programming that took place. But the best recognition that, the, the strongest recognition that we had that Bacchus was successful or successfully received was not only that people from the area um, participated in, but that a local politician with others got together and with the Museo Madre of Naples, and they, the following year, this past year, did Parco dell'Arte Contemporanea, Opere Idei e Giorni nel Vallo di Diano. Now this is a guy who actually was born in Tejano, but never thought of doing, he's a politician, he never thought that he could get votes with doing art, right? So he's got, I guess he's gonna benefit from it, but he's done this great initiative, which now has brought people like Pistoletto, Longobardi, Palladino, into the Valo. And you know, Museo Madre never looked south, they always looked north. So that's part of this whole thing is, you create in what is empty. So, with, this is the connection between riace and, and, and something like bacas, because if these towns in, like riace like my town and other towns were not emptied by people seeking a better life someplace else then there would be no riace model possible they would be if these things that were restored had programming and were active with culture and art there would be no reason for Bacchus. but the two together are actually sharing the same goals which is the goal of creating energy, populating these towns, repopulating them, and keeping them alive. Because when a town loses its residents, it loses its schools, it loses its hospital, it loses everything. And sometimes it even loses its municipio. So th this is the kind of story that has to be perpetuated, and people have to talk about it more and more. So I'm very, very. Um, Honored that the story, although all of you have followed it, when I explained it to Mimo that there was this many followers in New York, he was like, You're kidding me. You know, I handed him a baseball cap that said Brooklyn, New York. Um, and this it's it's true. People are following him. And maybe it's him, maybe it's the idea of him, maybe it's the idea he seeded, again back to the seed. But this is the extraordinary thing. And I would just like to say is that in closing, Bacchus, when you go to our website, there's a bunch of logos at the bottom and in Italian, those are called uh, patrocini morali. They are moral patronages. So you have to write an official letter and get it stamped, and they let you use their logo, but that doesn't mean they're giving you money for anything, right? <laughs> they're actually gaining recognition by you putting their logo on your website. But it's important because it means that somebody in a position of power has actually looked at your stuff and has said, oh, yeah, this project, is, it has the value of me endorsing it but we've done this with absolutely no outside money we've done it with our resources because our resources are a value that's a currency it's the many nights that we've stayed up and organized and and we're just stubborn about this we're not going to let it go right tiziana no. we're not going to let this go and what we would like to do the last few words is what we would like to do is get you all involved somehow there is a website bacchusitaly.org Bacchus is a, a two way bridge from New York to Italy, from Italy to here. That's why Mimo is here. Mimo symbolizes this trip across the ocean now that Bacchus wants to do. And we're slowly building it a brick at a time. And this actually is not a brick, this is a pillar that, that we're putting up tonight. It's maybe it's an arch. Uh, so I'm going to close now by saying um, that thank you for being here again. Really, this is truly, truly amazing. My heart is uh, still beating at a miles a minute. Uh, I don't even know how to open that bottle of water, but after seeing what politicians do with drinking water while they talk, I'm not going to do it. Um, so, so again, we're building a board of directors, we're building uh, an advisory board. I, I want to thank those that are already accepted to be part of it. And following this, there'll be a short video uh, just introducing a little bit more about Riace and Mimo to you. It's about four minutes. And then Tiziana will. Uh, dear friend, dear Professor Tiziana Rinaldi Castro, co conspirator in the crime, um, it will narrate something really, really beautiful that I'm looking forward to, um, which is about hospitality, but in a classic way. And then um, we will let um, our host and Professor <coughs> Fiore take over and Mimo say his story. So thank you very, very much for being here tonight. Thank you. Uh, Afghanistan, Pakistan, uh, Somalia, uh, Syria? Every part of the world. <laughs> Vengo da Syria. Vengo da Pakistan. Vengo da Somalia. To the hilltop town of Riace. At first glance, it seems typical of a town dating back to medieval times. There are narrow, winding streets and a 16th-century church in the main square. Men pass the time, as they have for generations, playing cards. While much of Europe is reacting warily to migrants and refugees from the Middle East, South Asia, and Africa, Riace welcomes them with a smile. Hey, Daniel Yaboa is originally from Ghana. Yaboa goes house to house collecting trash and recyclables along with his trusty donkey. He's been here seven and a half years, including an influx of a thousand refugees last year. The mayor estimates between seven and eight thousand have come through Riace since the late 90s. Most have chosen to stay for only a short time, eventually, heading to Northern Europe, where they may have friends or family or perceive better prospects. But the hundreds who have stayed for good find benefits and sympathy. This woman, Adela, has a job as a weaver that pays about $800 a month. She says she fled Afghanistan after the Taliban killed her husband, a bookseller in Kabul. She and her daughter endured an 18 month journey by foot and by bus to a refugee camp in Greece, where Adela met a man who joined their journey. They're married now and have been in Riace since December, living in this comfortable apartment provided by the town. And he hopes to inspire other European communities to open their arms too, to people like adara Makar. People caught in modern conflicts who found refuge in a medieval town. I feel like it's my hometown. Truly, all my friends are here. Everyone in town knows me. I like it here. Il viaggio è una è una storia di persone che lasciano tutto in fuga dalle guerre, persecuzioni, dalle vittime di torture, e arrivano per immaginare. Come per noi era nell'immaginario la California, per i nostri emigranti, gli Stati Uniti, l'America, l'America, l'America. Per loro l'immaginario è l'Europa, queste porte che si aprono per una, una migliore aspettativa di vita, per, ma semplicemente anche per trovare un po' di pace per la loro esistenza. E a Lampedusa c'è una porta, la porta all'ingresso che si chiama Porta di Europa. E questo viaggio, questa alla fine del viaggio, è quasi una metafora, no? Questo viaggio ha toccato viaggi, ha toccato, mm. per una strana coincidenza. Forse il destino si diverte, mm. nell'antica Grecia mm. eh, il nostro mare era eh, come un'autostrada, certo, eh, nostra... ma, ma eh, il mar mediterraneo è certo. certo. un luogo di incontri, di culture, certo. di, di scambi commerciali. No, noi ma abbiamo, voluto, in, abbiamo voluto invece rappresentare una... legandoci a quelli che sono i, gli antichi mm. valori anche della cultura magno greca, di, eh, di questi valori universali che ci toccano, che hanno, che hanno contaminato la nostra eh, attuale cultura, la nostra esperienza, quindi la nostra educazione, la nostra lingua. Rappresentando un'idea diversa, questa è fantastica. Un'idea diversa, di, di dire gli esseri umani non Però devono è avere confini, non devono avere con tutte le difficoltà. Good evening. Hi. Okay. Um, so it's not easy to uh, to talk about uh, this after such a like already eloquent uh, uh, small uh, documentary. Uh, but what I wanted to uh, really just share with you um, about this. Great adventure that has been, I guess, you know, this few—I uh, mean, this many years um, of uh, <clears throat> Mimmo's life—is uh, a, a reflection on the beginning of our culture. Small little thing, um, which is uh, when I say our culture, of course, I mean—I mean our Western culture, um, which is not the newest culture, um, and uh, but it is one very old culture, and so. Um, there is a, a moment in, um, in our culture, um, and I speak about, of course, the Greek culture, where we uh, understand the uh, value of um, hospitality, um, which, of course, we we, um, we learn from the Odyssey, which I tend to call the uh, mother book of our civilization. And uh, the reason why I call it the mother book is because both um, greatest lessons, but also very small ones, sometimes even uh, um, exemplary of uh, <coughs> um, piccineria in a certain sense, you know, uh, this sense of uh, um, small feelings and uh, um, capricious um, <coughs> you know, attitudes that people would have in the person of Odysseus, who we, we have learned to uh, think of as the. Uh, Sort of a making of the modern man, and therefore we can look back at him and sort of like still communicate with him. So there is much to learn. And one of the things that um, has always touched me, and more so by um, reflecting back at what Mimo has done, is the idea of hospitality. What is really hospitality for us? And um, so. Um, Constantly in the Odyssey, for those of you who don't know or, or haven't read it, I'm not going to give you a synopsis of it, but what I will say <laughs> is that um, there is this, um, this journey of this man who's trying to go back uh, pretty much unsuccessfully for a long time from a war where he has been a terrible uh, person because he was the attacker, so not the greatest man really. But now, um, he's trying to go back home to his wife and son, and this journey proves very difficult. And so, um, a bit like Dante, uh, who, as you remember, was exiled, he has to experience what it means not, not anymore to be a warrior and not even a king, which is what it is at his homeland, but rather a wanderer and therefore a man of, uh, you know, uh, a vulnerable. Uh, men, one who has to beg most of the times, and uh, especially when he loses all of his men, which that happens as well, um, he's alone, and he has to. Um, if he if he if he comes, if he wants to come out of it alive, he has to um, count on uh, on his wits and his intelligence, and uh, also whenever he can, it doesn't. Succeed in it much on his humility. Um, so, the reason why I bring this up is because the entire book, the entire 24 books of the Odyssey push very much on this idea of hospitality, and they do it in two ways. There are those episodes in which Odysseus is very welcomed by strangers who take him in and there are those episodes in which odysseus and his men are actually uh, attacked sometimes eaten by uh, monstrous beings such as you probably know polyphemus right uh, who is a giant with one eye and is considered a monster i would like you to know that monster only means one who is different so we have to pause when we think of this word and what it means. But in the case of Polyphemus, we have to consider the fact that he is, is truly a monster, not because he has one eye or is a giant, but because of this very fact. When Odysseus and his men go into his cave, he's not there, and Odysseus and his men help themselves to the food, which is customary in that culture, because you are the guest. and. The responsibility of your host is to put clothes on you and to feed you and even to bathe you. That is to make you comfortable because your condition as a traveler is that you are vulnerable. You are away from home, which is by all means always a condition of, un of being uncomfortable. One which, even when you travel by choice, you're going to have to experience at one point. And so they serve themselves to cheese because they think that they can, because in a civilized society, you're allowed. But when the giant comes into the cave, the first thing that he asks is Who are you? Where do you come from? What do you want? And that's how we know that he's a monster. That's how we know that he doesn't have anything to do with them. And how do we know this? We know this because in ancient Greece, when you arrived at someone's house, they would never ask you who you were and where did you come from or what did you want. But they would ask you if you were hungry and if you were cold and would you sit down and eat? And they would put something on your shoulder, like something to, to dress you and then they would feed you. and only when they saw that you were comfortable enough, they would say to you, would you like to tell me who you are? would you tell me about your parents? would you tell me your story? i'd like it if you tell me because i am curious of you. and i would like to know about your parents and who brought you here and how did you come. and that's how we know who is the civilized one in the other scene and who is not. and so here, when Odysseus comes back home, his home is taken by savages, that is, the suitors who are trying to take his wife and kill his son. And the goddess Athena has transformed him into an old man so that he is not going to be recognized. He does that because he needs to know who he can trust. And so he goes to, his, um, to Eumaeus, who is a pig herder and one who has been very faithful to him. And so, I'm going to read for you from the uh, Book 14 of the Odyssey, which is when Odysseus arrives at the, at the house of his servant, who does not recognize him. He doesn't recognize him because Athena has made sure that that would not happen. He has made him much older than he is. You'll, you'll have to understand that 20 years have passed. Odysseus was 30 when he left, and now he's 50. But you would recognize somebody after 20 years. But in his case, the, the goddess has made sure that this will not happen because he, she has made him much older. And so here is the pig herder looking at Odysseus and not knowing who he is. And so he says. The baying hounds caught sight of Odysseus and rushed at him, barking and snarling. Odysseus, remembering his tricks, sat down and let the staff fall from his hand. Even so, he would have been mauled on his own farmstead, but the swineherd was hot on the dogs' heels, dropping the leather as he ran through the gate and calling aloud to the dogs. He scattered them with a shower of stones, and then addressed the man who was his master, saying. Another moment, old man, and the dogs would have ripped you open, and it's me you would have blamed for it, as if the gods haven't given me enough grief already. It's for my master, a man like a god, that I grieve as I stay out here raising fat hogs for other men to eat while he wanders hungry in some foreign land, if he's still alive, that is, and still sees the sunlight. But come with me. Let's go to my hut, old man, so that you, when you have had your fill of food and wine, can tell me your story, where you're from, and all the suffering you have endured. So the godlike swineherd led him into his hut. Once inside, he had him sit down on a pile of thick brushwood over which he spread the skin of a shaggy wild goat, a large, thick hide on which he usually slept. Odysseus was glad that he welcomed him like this and said so. May Zeus and all the gods bless you, stranger, for welcoming me with such an open heart. And you answered him, Eumaeus, my swineherd. It would not be right for me to show less respect, even to someone less worthy than you. All strangers and beggars come from Zeus, and our gifts to them are welcome. Though small, so saying he tucked his tunic up in his belt and went to the sties where the swines were penned. He picked out two and slaughtered them both, singed them, butchered them, and put them on spits. When he had roasted everything, he brought it out, hot on the spits, and served it to Odysseus, sprinkling the pork with white barley meal. Then he mixed sweet wine in an ivy wood bowl. Sat down across from Odysseus and said, Eat now, stranger. As he spoke, Odysseus was silently eating his pork and drinking wine. When he had satisfied his appetite for food, the swineherd filled for him the drinking bowl he ordinarily used himself and gave it to him, brimming with wine. Odysseus gladly took it. But tell me, old man, about your own troubles, and tell me this, so that I can be sure of it who are you and where do you come from where is your city and where are your parents on what kind of ship did you come and how did sailors bring you to ithaca. who were they i don't suppose you walked all the way here and odysseus is mind teeming i will tell you all of this down to the last detail if you and i could only have food and sweet wine feasting on and on quietly here in your hut. Leaving the work to others, it would easily take me a full year, and even then, I would not finish my heart's tales of sorrows, all that I have endured by the will of the gods. For this beautiful introduction to what, to where the southern hospitality and that culture comes from. It comes from afar. You proved it with the beautiful words of Homer. And I just have to claim Tiziana is also teaching in the Department of Italian Studies at New York University. Allow me to <laughs> put our hat on her as well. And adesso cominciamo a parlare in italiano. So if you need your translation, I hope you have your headset on. Uh, Turn it around until you find the, the right volume for you. Italiano. Um, abbiamo detto che Teresa Fiore è professore ordinario di um, studi italiani e italoamericani a Monclide State University. E oltre all'insegnamento a un'attività tipo questa della Casa Italiana, che io da distanza, perché non riesco mai ad andarci, ma ammiro grandemente. E siccome lei, oltre ad essere professoressa e direttrice di questo centro, è anche un'esperta di questioni di immigrazione, io lascio a lei di condurre questa prima parte della conversazione con e poi se io ho qualcosa intervengo. Adesso? Sì, benissimo. Eh, buonasera a tutti. Innanzitutto, un grazie a Pietro e Tiziana per avermi coinvolto e a Stefano uh, per la sua accoglienza, perché sappiamo tutti che in questa casa c'è accoglienza. È un piacere conoscere Mimmo. Ah, so che volete ascoltare lui a questo punto, però volevo introdurre con due parole perché la storia di Riace secondo me è affascinante perché mette insieme la storia dell'emigrazione e dell'immigrazione, che è un, un ponte che eh, nel mio lavoro cerco sempre di costruire e che a Riace diventa poi tangibile. Um, L'Italia, com come sapete, ha... Eh, inviato tanta della sua gente in giro per il mondo tra il 1876 e il 1976 tra 26 e 27 milioni di persone che sono andati praticamente dovunque. Di questa storia oggi in Italia eh, c'è poca memoria, c'è una memoria spesso poco corretta, sicuramente poco informata. <coughs> Uh, al tempo stesso, uh, proprio uh, negli anni Ottanta, quindi senza soluzione di continuità, l'Italia passa dall'essere un paese di emigrazione all'essere un paese di immigrazione. E nell'arco di poco tempo, pochi decenni, diventa un paese in cui la presenza immigrata è paragonabile a quella di altri paesi come la Francia o l'Inghilterra che hanno avuto una lunghissima storia di colonialismo, per cui oggi abbiamo una media dell'8% di uh, uh, immigrati in Italia un passaggio epocale come potete immaginare, ma in maniera interessante dopo 40 anni parliamo ancora dell'emergenza immigrazione. <ride> Un'emergenza si affronta dopo poco tempo. A questo aggiungo un ultimo dato per darvi questo quadro introduttivo, e cioè che l'Italia dal 2012 uh, ha nuovamente un saldo migratorio negativo, cioè dire è diventata nuovamente un paese di emigrazione. Si tratta di un esodo diverso rispetto a quello storico, ma è molto importante segnalarlo anche uh, con riferimento alla storia di Riace. E quindi con questo quadro parliamo nel 2018 di circa uh, 128.000 persone, quindi uh, è un fenomeno che nuovamente l'Italia in questo momento sta ignorando, soprattutto perché è ossessionata dall'invasione degli immigrati invece. Quindi volevo cominciare chiedendo a Mimmo di darci un quadro uh, dell'emigrazione calabrese, perché di Riace si parla soprattutto in termini di immigrati, ma perché non ci racconti un po' dell'emigrazione dalla Calabria o da Riace in particolare? E poi il tipo di immigrazione specifica, l'abbiamo visto un po' nel video prima, da dove vengono questi immigrati? Beh, intanto il primo pensiero è quello di ringraziare Pietro. La casa italiana, il direttore, te, eh, Tiziana e tutte le persone che sono qua, che sono venute per ascoltarmi eh, per me eh, con grande orgoglio e con emozione. Se mi posso permettere, incontrare persone così eh, che vengono apposta per, per uno che viene da tanto lontano e per portare, come devo dire, narrare eh, della mia terra. Eh, di quello che è accaduto e eh, quindi veramente grazie, e grazie anche dell'ospitalità, del calore umano con, con il quale mi avete accolto. Ecco, questo per me è fondamentale. Non, non dimenticherò mai, finché avrò la vita, mi ricorderò di, di questa esperienza. Così, per la prima volta che vengo in America, per, eh, veramente con orgoglio. Io sono. Ero anzi il sindaco di un piccolo comune calabrese di, di, di 1600 abitanti. Le parole che ho detto non appartengono alla retorica, ma, ma mi provengono dal cuore. E, e poi rispondo, così entriamo subito nei temi che ovviamente saranno diciamo, di interesse eh, per quella che è la storia che mi riguarda, ma anche di una piccola comunità, di, un, di, un, di una terra. Eh, non è, è importante perché personalizzare, ma in, è, è proprio perché racconta una, un qualche cosa che è legato ad una narrazione che riguarda uh, una cultura, che riguarda... Una, un luogo che riguarda, che riguarda la, la, il senso così, della vita sociale delle, delle persone che si trovano nelle condizioni così, di, di intraprendere questi viaggi eh, per, per, per immaginare diciamo, una, una aspettativa migliore di vita o perché sono in fuga dalle guerre o, o dai, dalla povertà, dai drammi del, dell'umanità. Io, come devo dire, non sono un, un esperto di immigrazione, con, magari uno può pensare. Eh, il mio lavoro è io insegno laboratorio di chimica in una scuola, veramente sono 15 anni che non lo faccio perché da quando ho iniziato a fare il sindaco nel 2004 <ride> mi, sono, mi sono messo collocato in aspettativa e quindi mi sono dedicato, come in francese c'è questa parola, toucour praticamente dalla mattina alla sera a, a fare il sindaco perché ho capito che, che nella nostra realtà eh, non si può fare solo l'ordinarietà eh, di fare la rappresentanza ma a parte che mi piaceva proprio mi coinvolgeva eh, per quella che era eh, avevo capito come una mission eh, per, eh, che, che per me era iniziata prima che diventassi sindaco che, e che non si legava all'interesse al, all sull'immigrazione o sull'accoglienza dei cittadini immigrati, ma che riguardava soprattutto la mia terra, perché noi apparteniamo alle cosiddette aree fragili, aree interne della Calabria ionica, dove ci sono stati importanti fenomeni di, di, di migratori, quindi di spopolamento. Eh, di rassegnazione sociale di, prevalen di, fare, di, di prevalenza della de, 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 de rassegnazione sociale eh, tutti siamo eh, consapevoli nelle comunità calabresi ecco, per rispondere alla domanda sull'emigrazione siamo consapevoli che il nostro futuro è altrove, quindi c'è questo senso così di provvisorietà tutto, eh, mi ricordo che quando a questa storia diciamo, ha contribuito eh, in maniera, devo dire, devo riconoscere come eh, obiettività, un vescovo, un vescovo, io sono un, un laico come, come formazione anche culturale, però quel vescovo eh, di Locri, perché la nostra è una parrocchia che appartiene alla diocesi di Locri, quel vescovo diceva, eh, diceva delle parole che suonavano come, eh, come un valore profetico, diceva finitela di dire ormai, ormai, c'era questo... Queste parole ormai, ormai tanto dobbiamo andare, ormai tanto... E vi parla uno che, diciamo, rispetto anche al rapporto con la propria famiglia, i miei, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, sono tutti andati via. Io sono rimasto là, proprio legato a, questo, diciamo, a questa missione eh, dell'impossibile, dell'impossibile, perché poi non è facile. E questo vescovo diceva, finito, di dire ormai ripartiamo dalla nostra identità. L'identità... Non è solo dal punto di vista gastronomico, oh, ma è anche e eh, soprattutto, eh, mi voglio collegare a quello che diceva prima la professoressa, al senso dei luoghi, alla, alla cultura che viene tramandata, quel senso di educazione dove, dove, do, dove tu hai una, una, una fierezza di incontrare un'altra persona, dove hai l'orgoglio di conoscere e non considerare una persona senza che uno la conosce come qualcosa da avere un sospetto, di avere una, un dubbio, di avere un secondo fine. Eh, io sono orgoglioso di aver ricevuto quel, questa educazione che riconosce nello straniero non un nemico, non una persona così da guardare con sospetto, senza che... Senza che tu mai hai incontrato, anzi, quando la incontri, deve avere veramente la fierezza di incontrare un'altra persona. Questa è la base della cultura che abbiamo ricevuto. E io non ho fatto altro che, eh, e da sindaco, e da persona impegnata sul piano sociale nella mia terra, di portarla, di metterla in pratica. E ecco perché, anche uno che. E questo è un insegnamento che mi porto sempre dietro, perché alcune volte. Eh, non dico che abbiamo dei pregiudizi, ma siamo portati a sottovalutare le persone, quelle che appaiono più insignificanti, quelli che mh, per me questo è un periodo che dove vado mi chiedono, mi domandano, per cui diventa alcune volte esasperante. Però io dico mh, mi devo sforzare dentro di me di essere diciamo, disponibile con tutti, perché in ogni persona anche quelle che... Eh, ad esempio io quando ho conosciuto Pietro in un'occasione così di una conferenza stampa era, eh, dove c'erano tanti giornalisti lui non era eh, non mi ha fatto nessuna domanda mi ha, chiamato, mi ha parlato dopo come io non ho dato tanta importanza e, e, e ci sbagliamo ogni volta che, che noi non diamo importanza mi ha portato qui, mi ha fatto conoscere l'America e, e così anche per pochi giorni ma la bellezza è che Man mano in questi giorni ho conosciuto poi la sua anima, ho conosciuto questa intenzione così di costruire le relazioni umane. Alla fine le relazioni sono alla base della, della vita, danno il senso di, di conoscere, di, di veramente credere nell'impossibile, come è stato per gli Le persone, quando tutti pensavano che io questo l'ho vissuto da sindaco, e, e con quel valore che diceva, con quel tipo di cultura, quando in Italia, ancora prima che, che, che succedesse questo, che è, è successo negli ultimi due o tre anni, poi vi racconto che cosa sta accadendo in Italia. Ma ancora prima, per ogni, per ogni comune, per ogni sindaco, avere, ospitare immigrati significava, significava avere un problema in più, significava avere. Un'apprensione, una adesso vengono, ci portano via, adesso vengono, eh, ci disturbano, occupano i nostri spazi. Eh, io invece ribaltavo quel senso, ribaltavo perché avevo sempre immaginato che il, la, la, quel luogo era proprio eh, nella misura in cui c'era eh, questo respiro, questo valore universale di apertura, questi luoghi. Eh, destinati dalla storia ad accogliere chiunque ha un sogno per la propria vita, eh, la, spiaggia, la, la spiaggia di Ulisse, eh, eh, ero straniero e mi hai, mi hai accolto. Così, come capita a Riace, che veramente sembra il racconto di una fiaba: eh, il mare, la spiaggia, l'estate, una mattina d'estate, l'arrivo di questi profughi che provenivano dal Kurdistan iracheno, dalla Turchia, dell'Iran. E poi questo ragazzo iraniano, kurdo iraniano, che dice eh, noi siamo arrivati, siamo in fuga dalle guerre, siamo un popolo in viaggio, siamo arrivati in un luogo di casa senza gente. Forse questo è il nostro luogo. Per me è stato, diciamo, ero coinvolto anche per, per una questione di eh, solidarietà al popolo curdo. Per, una, per un per una, mh, convincimento anche politico rispetto a quello che accadeva nella, in quell'area medio orientale del mondo per me la questione kurda è uguale anche come forma di resistenza di credere in uno stato libero del Kurdistan uguale a quello del popolo palestinese e mi sono diciamo, ehm, coinvolto nella loro rivendicazione che poi alla fine diventava la rivendicazione de, della nostra terra per noi immaginiamo un riscatto sociale, immaginiamo un, un futuro possibile in quella terra e loro immaginano di trovare una dimensione così della pace, ma anche eh, il miraggio di un giorno di ritornare ed avere un Kurdistan eh, libero. Abbiamo visto quello che è successo invece negli ultimi periodi nelle regioni del Rojava dove le persone perdono la vita, subiscono... Il, la discriminazione, il fascismo di Erdogan e non, non ci sarà mai pace per questo popolo e sono stati i primi che sono arrivati a Riace e, e quindi queste case abbandonate dall'emigrazione diventano il case de, le case delle, delle persone che arrivano, che hanno bisogno di una casa, ma poi abbiamo trovato una, costruito una dimensione di. Di, 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 una, di una piccola comunità globale dove abbiamo fatto prevalere semplicemente il senso normale della relazione umana senza pregiudizi e questo ha portato ad una normale convivenza delle multiculturalità abbiamo dimostrato che è possibile che è possibile in una dimensione normale non è successo mai nulla in, in tanti anni in tanti anni quella è stata una comunità che anche come, come, devo dire, come, come, come messaggio estetico, voi avete visto in questo piccolo filmato, ma come c'era questo incontrarsi nei vicoli semi-abbandonati di Riace, di questa moltitudine di persone provenienti da diversi posti, dalla Somalia, dalla Palestina, dal Kurdistan dall'Eritrea, dall dall'Etiopia dal Pakistan, dall'India un, un poco da tutto il mondo un piccolo comune di 1600 abitanti diventa con questa, um, che comune delle partenze, di emigrazione Riace eh, le, i miei, diciamo, le mie zie, sorelle di mia mamma di mio papà, o in America del Nord o in, in Argentina la Riace più grande è quella che c'è nel mondo non è quella che è rimasta a Riace la Riace è altrove che, che, che è emigrata per, per ragioni di lavoro per questioni così di sottosviluppo del meridione d'Italia per, tro, per trovare come si, come si diceva maggiore fur, fortuna in un altro luogo e poi queste, questo mare che fa ritornare le persone con volti diversi con, con i volti del mondo però è un, un destino veramente un po' incredibile e poi queste case che diventano di nuovo si illuminano, si illuminano e, 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 si, e, si, e di nuovo come ritorna la vita, come ritorna in quella dimensione, e se mi posso permettere, questo Paese dell'accoglienza che sembra una dimensione così fiabesca, è stata la realtà. È stata la realtà. E vi giuro che non è che eh, ci è voluto tantissimo chissà che cosa per. Basta fare, dare priorità a quello che di umano è in noi, dare, dare una priorità e vedere che è molto più interessante l'umanità e non l'odio. L'odio porta altro odio, porta a problemi, a guerre, a discriminazioni. È stato molto più facile è, più facile, è più facile avere un atteggiamento di umanità, trasmettere un messaggio di umanità al mondo e non di odio pensate in una scuola all'odi per una mensa hanno discriminato i bambini perché non potevano pagare la quota per... quello rimarrà su quella, su quella comunità diciamo come un, come, come, come un, come un neo che, chissà per quanto tempo e quindi non, uh, io dico che ci vuole quando sono stato ad Assisi mi hanno invitato ad Assisi mi hanno chiesto quale è l'opera pubblica, magari io da sindaco, eh, perché a, a Riace è nata anche questa forma di turismo del, dell'accoglienza: tante persone dal nord Europa che volevano venire per, 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 eh, per, per vedere i bronzi di Riace, perché qualche, anno, a qualche decennio fa. Sono state ritrovate queste due, due statue magno greche, bellissime, però sono nel Museo di Reggio Calabria. Allora Tutti pensavano che ci doveva essere questo, eh, questa, diciamo, questo sviluppo del turismo sul modello Rimini, Riccione, per, in realtà non è venuto mai nessuno. Perché invece per, per capire come un villaggio quasi eh, abbandonato, dove, eh, come vi ho descritto prima, con tutte le sue problematiche, le sue precarietà eh, sociali, comunque ha detto va bene questa porta che non c'è al mare beh, facciamo che, come lampedusa no? è questa, che è una metafora non abbiamo per noi però non c'è problema possiamo ospitare possiamo aprire queste, queste, queste porte alla fine ha prodotto anche un turismo dell'accoglienza hanno voluto capire come una piccola comunità in, in quelle condizioni può anche eh, Sfidando l'impossibile, dove il luogo da dove si parte diventa il luogo in cui si arriva. Allora ha prodotto anche un, un intreccio di relazioni con il mondo. Eh, per una volta è prevalsa eh, questo valore eh, dell'apertura, della, della, dell no? De, degli spazi, delle case che si aprono. E, e questo è Mimmo esattamente eh, il um, quest'idea dell'Italia di, che diventa laboratorio per ripensare le forme di appartenenza proprio sulla base della sua storia di emigrazione, adesso questo presente di emigrazione, ma questo nuovo esodo che tu descrivi e che condivido completamente. Io sono siciliana e ritornando specialmente nelle città più piccole, i giovani parlano soltanto del posto dove andranno a studiare fuori o dove andranno a lavorare fuori. Non riescono a pensarsi come residenti locali. E in altre parole, hai dimostrato con questo progetto come eh, gli spazi sono... Preoccupati da una storia di emigrazione, ma non bisogna preoccuparsi, <ride> è possibile cioè eh, far sì che si dissolva l'ansia, la preoccupazione rispetto all'immigrazione. E ti volevo chiedere di raccontarci un po' di più di questi spazi, perché quando si pensa al Riace c'è sempre questa classica frase delle case abbandonate che vanno agli immigrati. Ma quali altri spazi avete rivitalizzato? Raccontaci un po' di come si svolge poi la vita di queste persone che. Sono arrivate no, a... a volevo, Riace. Dare, volevo dare un senso a quello che ho detto prima eh, a proposito eh, del fatto che quando ero ad Assisi per l'opera pubblica, alla fine non esiste un'opera pubblica, Riacin. Io non ho fatto, però sono convinto che a, accogliere persone in fuga dalle guerre, dai drammi dell'umanità, dalla povertà, è stata forse in un periodo in cui ci, ci sono i lager. I campi di internamento in cui ogni Stato europeo alza barriere più possibili per, eh, in nome di un sovranismo, di un nazionalismo. Che non, tiene, non è vero che un'Europa un, un è un'Europa fortemente divisa, dove ognuno eh, eh, pensa come Stato quello che ha la propria fortezza, non, eh, e quindi. Quello, quello di Riage e è, è quella l'opera pubblica, è un'opera immateriale, ma forse un'opera che non conosce Rovine, che quello rimane come, come un messaggio diciamo, eh, per, per sempre, quello che è stato. E la prima volta che eh, si, si riaprivano queste case, perché a Riage non c'è un centro di accoglienza, non una, eh, sono le stesse case dei nostri emigranti. Quindi c'è una forma non tanto di integrazione ma, anche, ma soprattutto di interazione, come avveniva nelle comunità contadine, con i vicini di casa, i rapporti che si crea sono creati. Ecco perché quella dimensione così eh, sociale è molto condivisa dello spazio e non le persone viste come un problema, come un'invasione, come un'emergenza, come un problema di ordine pubblico come Assolutamente no, c'è stata la percezione che eh, rispetto ad un destino eh, di sicuro abbandono, di silenzio, eh, questi paesi fantasmi del profondo sud italiano ce ne sono molti. E, e sono paesi dove non c'è più nessuno. Quindi, quella era sicuramente la, il destino di Piace, però quello sbarco e questa convinzione, questa. Eh, essere presenti nella comunità per dire è possibile un'alternativa un a, a tutto ciò c'è una, una dimensione umana e questo eh, ci ha portato a, a, fare, a fare in modo che nel 2000 nasce una bambina riace nel 2018 negli anni a seguire il rapporto tra nascite e decessi è stato, è stato molto più eh, più, diciamo, come, come indice demografico più positivo, nascevano 20 bambini, figli di, figli di, di rifugiati. Abbiamo recuperato la scuola, la scuola, l'asilo la nido e come ritorna la vita, la vita. e poi se mi, se mi posso permettere. Il messaggio estetico anche che, eh, su cui facevo riferimento prima, come un'opera d'arte, perché ne, ne, nelle stradine strette, nei vicoli di questi paesi diciamo, del sud Italia, come Riace, eh, con questi sali e scendi, così, è, è capace che c'era questo incrociarsi. Di, delle donne del luogo vestite di nero perché quando ci sono a parte il costume tipico ma anche quando ci sono dei lutti c'è questa tradizione di portare il vestito nero allora queste vecchiette così oh, eh, che si incrociavano con, con le donne con il burka con le donne dell'Africa subsahariana con le donne del, del Pakistan c'era con, con, un, un ragazzino africano che si chiama Ramadullah che face, costruiva gli Aquiloni a Riace con, eh, che è il gioco dei bambini afghani, e nei vicoli scappava e poi tutti le, le, i bambini di viaggio lo inseguivano. Questo bambino è venuto solo dall'Afghanistan, in una, eh, una storia incredibile che ha ispirato un regista, Wim Wenders, che ha, ha voluto dedicare un, una, una, un racconto su Viaggio che si chiama Il volo e, e lui, Wim Wenders, ha detto... In una occasione importantissima perché era il ventennale della caduta del muro di Berlino, eh, Wim Wenders ha detto: eh, erano, Era il, due, il 2011, ha detto: Guardate, la vera utopia io non, non, per me non è la caduta del muro di Berlino, ma quello che ho visto in Calabria riace in testa. Per me, questo è fantastico perché, come sindaco, è stata una, una grandissima gratificazione. Io prima di venire a New York ero a Berlino. Ci sono delle persone che ci vogliono aiutare, che vogliono, perché una, una, una comunità di rifugiati è rimasta piace, è rimasta almeno 100 persone. Voi dovete considerare che comunque il rapporto eh, dell'esperienza di questa storia è legato alla, alla, mh, alla dimensione del territorio. 1600 abitanti e, e adesso... Ci sono 100 immigrati nel villaggio globale, queste due parole, noi diciamo in italiano un ossimoro, il villaggio globale è una parola che nulla l'altra, ma c'è di nuovo questa missione dell'accoglienza che è stata negli ultimi tre anni, è stata aggredita perché in Italia c'è stata una criminalizzazione della solidarietà. Quello che è accaduto. A Ri Riace è stata considerata la punta più avanzata della, della, di un'accoglienza che, nella sua dimensione così di normalità, ha, ha raccontato un messaggio nuovo al mondo, credo. Perché se no, perché un comune di 1600 abitanti doveva suscitare questo clamore co eh, così importante? Perché sono preoccupati in Italia? Che, se è possibile a Riace, un paese in di una forte precarietà sociale, di emigrazione, di condizionamento della criminalità organizzata, di rassegnazione sociale, di consapevolezza che il nostro futuro è altrove, se ci sono queste condizioni limite, che magari facendo uno studio di fattibilità. Per un progetto di, di, di accoglienza, ti dicono che non esistono le condizioni assolutamente. Se è stato possibile a Riace, allora è possibile ovunque. allora quel, quel, quel teorema sul, su cui si, si sono basati tutti quelli che hanno voluto costruire una, una, anche una, una forza politica utilizzando. Questa avversione, questo, in sostanza, in Italia è accaduto che negli ultimi dieci anni anche l'informazione, anche, anche mh, eh, le, affer le, le affermazioni politiche, sono state diciamo, motivo di uno studio, secondo me scientifico, per dire dobbiamo individuare qualche cosa che entra nelle famiglie italiane che ti mostra come c'è qualcosa che. Ci aiuta alla propaganda elettorale. A dobbiamo costruire una, una dimensione di paura nelle famiglie italiane per raccontare che l'immigrazione è il vero dramma sociale, è il vero problema delle famiglie italiane, è il vero problema che manca il lavoro, è il vero problema del, dell'invasione, è il vero problema delle nostre fragilità, anche come delle nostre paure. C'è quasi. Una, una dimensione così di vedere sempre nell'altro, soprattutto questo accade come un problema, accade eh, nelle, magari più al centro-nord Italia, dove le persone nei condomini eh, salgono, scendono e non c'è mai un livello così di, eh, come dovrebbe essere normale, come eh, guardate, una volta a Riace eh, qua, durante l'estate quando io ero sindaco. Quando ritornano i nostri emigranti, dal, soprattutto dal nord Italia, c'erano delle, delle persone che, che mi aggredivano, ma, ma volevano, eh, volevano conoscere quali erano i motivi che alla base di questa apertura così. Invece di essere orgogliosi, io sono stato a Buenos Aires, era tutto, tutto l'incontrario. Erano orgogliosi i, i nostri emigranti di Buenos Aires, che Riace era conosciuto per un fatto così, diciamo, eh, nobile, per un fatto di, di accoglienza e non per altri motivi, come spesso succede per i paesi della Calabria. Que ho, ho voluto eh, che questo, questa persona che veniva da Brescia, che tornava nell'estate. stati, mi raccontasse perché questa avversione per l'immigrazione, qual è il motivo, ho detto tra l'altro c'era un amico di mio papà questo, venuto al municipio, diceva anche qua adesso devo vedere i neri, anche qua devo, ho detto ma qual è, qual è il problema che, che hai, qual è il problema? Ma sì, ma perché, perché la sera... Eh, c'è il ramadan perché nel, nell'estate e loro fanno dei rumori, fanno ma poi ma perché, ma perché quando, 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 quando cucinano utilizzano la cipolla che ha un, un odore particolare, tutte queste stupidaggini ho detto oh, guarda tu impara una cosa, impara che e, non lo so come mi è venuto spontaneo di dire così, ma è qualcosa che dovremmo imparare tutti, pensa che quei, quel rumore può essere come un suono che viene dall'Oriente, è una musica per le tue orecchie, che l'odore della cipolla è qualcosa di buono, come era prima nelle, nelle comunità contadine, quando si mescolavano questi odori così nei vicoli di riace, ma la gente povera non, non, non era un problema, era veramente invece un profumo. Pensa a tutte queste sensazioni, di fare prevalere un po' il cuore, vedi che... Un fatto negativo diventa un fatto positivo, non è che ci vuole tanto. Questa dimensione così dell'abitare, di occupare gli spazi e di dire esiste un posto per tutti, non, noi non possiamo avere una priorità. E passate in Italia questo messaggio prima agli italiani. Guardate, è stato devastante perché, perché io mi sono vergognato di essere prima di qualcosa. Noi, noi dobbiamo, tra l'altro è sancito anche dalla Costituzione italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità, pari, pari, pari diritti rispetto a, a, rispetto a tutti. Quindi non è, non, non è possibile che... Non odiatemi perché interrompo Mimmo, ma deve prendere un po' fiato. E io credo che come racconta la sua esperienza ha già questa forza poetica, oltre che la forza del, della convinzione di qualcosa che viene dal cuore. E ti chiedo qualcosa sulla tua carriera politica. Tu la prima volta che ti sei candidato come sindaco di Riace non c'erano questi emigranti. Più che ti sono arrivati tra capo e collo, in questa situazione e tu hai deciso di gestirli in questo modo. Poi sei stato eletto altre due volte. Tre, tre volte. volte dopo che hai... Per cui vuol dire che sei riuscito. No. Questa cosa qua di essere rieletto è importante perché vuol dire che oltre a fare le cose che hai fatto... Sei riuscito a convincere i tuoi concittadini votanti? Beh ce l'hai fatta, ti hanno votato ancora, potevamo prendere un altro. Sei riuscito a convincerli che quell'esperimento lì aveva un senso, che valeva la pena. Perché molti dei tuoi colleghi sindaci, quando gli si dice questa cosa qua, dicono, eh, ma sai come fai a convincere la gente? La gente ha paura, la gente eh, si preoccupa, la gente teme. Un, un sindaco che io ho sentito invece su questo palco, il sindaco di Milano, che è stato nostro ospite la primavera scorsa, ha nominato soltanto un altro sindaco italiano ed era Mimmo Lucano e ha parlato, e ha parlato di te e dell'esperimento di Riace come un modello che dovrebbe essere seguito anche dagli altri. Ma tu come hai fatto, oltre a realizzare queste cose, a convincere i tuoi concittadini che erano così giuste che ti dovevano votare ancora? Guarda, io la, eh, la prima volta mi sono candidato, ma non come sindaco, come aspirante consigliere comunale eh, nel 1995. Eh, ero, ero impegnato nel movimento studentesco, eh, avevo, come, come tante della mia generazione, quella, quel, quella idea, quel sogno planetario di un, uh, di un altro mondo possibile. Eh, poi c'è stata una fase in cui un po' tutti abbiamo smarrito quella dimensione dell'impegno politico. Poi di nuovo eh, ce l'avevo dentro questo, non, come una sofferenza esistenziale, quando, non lo so se ci sono delle persone che eh, hanno, hanno avuto quelle fasi così di, di impegno molto forte nella politica, poi l'idea era quella di ripartire dalle realtà locali, per dare ovviamente un contributo eh, anche per, per qualcosa di più grande, non, non fare rimanere sempre una... Io penso che quello che è accaduto a Riace eh, almeno diciamo, come, eh, ha portato anche ad una, eh, le persone che gli abitanti del luogo hanno potuto... Conoscere più da vicino i problemi del mondo attraverso le persone che sono arrivate e così hanno maturato una coscienza nuova, hanno capito che tutte quelli che arrivano intanto non, non arrivano perché eh, sono in viaggio per fare una crociera eh, o per turismo, ma sono in fuga dalle guerre, dai drammi dell'umanità, dalla povertà. E questo chi, eh, chi, chi, chi causa? Chi è causa? Chi vende le armi? Chi, chi ha impoverito quei territori, chi ha imposto sistemi economici, chi ha imposto imperialismi, colonialismi. Alla fine le persone non è che possono vivere con meno di mezzo dollaro al giorno e qui, il tema delle migrazioni non avrà mai fine finché le ingiustizie prevarranno nel mondo. Quindi noi abbiamo la gente di Riace ha capito questo, ha conosciuto veramente più da vicino e ha maturato una coscienza nuova. Questo io credo è il mio auspicio almeno questa questa eredità la lasciamo per avere una, una, una maggiore consapevolezza di che cosa significa e vivere insieme agli altri poi io la prima volta che mi sono candidato è stato un fallimento se devo, ti devo dire questo come stanno perché ti faccio un esempio 12 candidati e abbiamo preso tipo 25 voti alla fine Abbiamo fatto i conti, abbiamo fatto una riunione, tutte persone che provenivamo da, una, da forti impegni anche sul piano politico, magari eh, andando via da Riace. abbiamo eh, E ti devo dire che un giorno eh, dentro di me ho pensato: Ma se abbiamo preso 24 voti, ma, non mi ha, ma i, i miei parenti mi hanno votato, <ride> <ride> e poi. O come una sera passavo a casa, così ho ascoltato mia mamma e mio papà. Che parlavano e mia mamma gli dice: Ma come hai potuto a, a, a entrare in, nella, nel, nella, nella cabina elettorale e non votare dove c'è il nome di tuo figlio? E mio papà gli dice: Ma tanto è un voto sprecato, tanto, <ride> tanto tanto. Lui, diciamo, lui è, è uno e con la testa che vaga, che nelle fantasie che non, non, uh, non si possono mai realizzare quelle cose. La gente vota per altri motivi, per, non uh, per, uh, per queste fantasie che appartengono ad una dimensione utopica. No? E, e l'ho vissuto un po' male, con amarezza. Poi <ride> al, um, nel 1998 c'è stato lo sbarco, ma mh, mh, per me eh, un'amarezza ma una, una maggiore convinzione di... Di continuare, di continuare e di voler dare un contributo e non avevo un riferimento più prossimo che la dimensione diciamo, locale e con poche persone sono rimasti tutti alla fine sono, siamo, ci, no, ci, siamo, ci siamo persi, però io con poche persone mi sono ricandidato non come sindaco, anche nel 1999 e però sono stato eletto consigliere di minoranza quindi c'era stato fatto un passo in avanti sostanziale <ride> e per la prima volta mi trovavo dentro comunque a rappresentare anche se dalle, dai, dai, dai posti della minoranza consigliare a rappresentare diciamo, l'istituzione no? come consigliere di minoranza poi dal 99 al 2004 eh, eh, abbiamo pensato con, con poche persone non con... Con chissà quanti così tra l'altro un, un mio collaboratore ha avuto un male incurabile, è morto questo mi ha fortemente motivato ancora di più e, e poi nel 2004 eh, ci sono state di nuovo le, la tornata elettorale eh, ero di, molto legato a questo vescovo che io che sono come, come si chiama Monsignor Bregantini, attualmente è arcivescovo di Campobasso, veniva dalle comunità di base, lui ed era molto di una pastorale, molto legata ai temi sociali, molto presente, molto, ehm, e praticamente nel 2004 con una lista si chiamava Un'altra viaggio è possibile, ispirata al forum di Porta Alegre che c'era stato qualche anno, anno prima sull'economia sociale e solidale e sono diventato sindaco di viaggio nel 2004. Poi nel 2009 un'altra volta, poi nel 2014 un'altra volta, tre volte consecutive. credo che eh, fare il sindaco è una, anche in una piccola realtà è una forte gratificazione perché è come essere eh, partecipe ad una, ad una idea di democrazia molto diretta. Eh, io non ho mai avuto la sensazione di, essere, di vestire così i panni istituzionali, così gli abiti molto formali. Un mio amico mi ha regalato un libro quando sono stato eletto per la prima volta, L'arte di non governare. È bellissimo questo perché io pensavo comunque di avere gli anticorpi giusti per non confondere che prima ero in un posto e poi diventavo in un altro posto. Per me non c'è stata una discontinuità dall'impegno e anche oggi mi sento questo. Non, è, non, è, non sono i ruoli che alcune volte di, mh, possono essere utili, soprattutto nell'immaginario così eh, collettivo, per dire quel sindaco, quel sindaco. Questo mi ha consentito ovviamente di, di divulgare meglio questo messaggio che veniva da Riace. Però eh, anche oggi che non sono sindaco, e, e ovviamente poi eh, negli ultimi tre anni vi stavo dicendo c'è stata questa aggressione per, e la mia storia è diventata poi una storia giudiziaria il, per la criminalizzazione della solidarietà. Ehm, abbiamo vissuto così questi, questi momenti e stiamo vivendo queste difficoltà enormi in Italia per via di governi che eh, sono legati ad una dimensione così eh, fortemente ispirata. Da, 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 dalla destra istituzionale hanno visto eh, sul Riace questa, eh, questa, questa, questo, pericolo, questo pericolo e mi hanno eh, fatto praticamente per 11 mesi mi hanno tenuto lontano da Riace e come avere fatto eh, una, una misura che si usava nei, nei periodi di, di, come un confine, non potevo andare a Riace e ci sono state le elezioni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per, uh, e per i rifiuti, dove io penso che sono state eccellenze nel, nel, nell'impegno eh, e adesso questa nuova amministrazione che eh, credo che ci sono dei problemi di, eh, di elegibilità del sindaco e pro probabilmente bisogna rifare le elezioni. E io eh, quando ci sono state le elezioni... Questa, forse un anno fa per il, per il Parlamento europeo. Ehm, ho avuto tante richieste, addirittura mi davano eh, la possibilità di essere eh, come in tutti i collegi italiani che io riunivo tutta la sinistra italiana, però non l'ho fatto, fatto, fatto perché eh, è troppo forte per me l'idea di una della politica che parte dal basso non, eh, non, non, non volevo non, e, e poi per, per un fatto di orgoglio perché la vicenda giudiziaria mi, eh, mi, mi portava eh, ad avere un problema e magari io ho pensato tanti potranno pensare che eh, lo faccio per per avere l'immunità parlamentare e wow. per, eh, ho preferito così, anche ovviamente ho rinunciato, non è che una cosa di tutti i politici questa, per l'indennità anche che sarebbe stata enorme, enorme. Sì, ma preferisco così, sfidare l'impossibile. La mia carriera, è la mia Abbiamo ehm, un sacco di altre domande che noi, ma se ci sono anche domande dal pubblico volentieri. Prego, presentati, alzati. Allora, allora Sara Fruner, insegno qui, italiano all'NYU. Um, Aspetta Sara chi porta il sì. microfono così anche chi ci segue in live Allora Sara Fruner, insegno qui all'NYU. E ringrazio perché è la prima volta che sperimento la poesia che incontra la politica in un dibattito, quindi grazie molte. La mia curiosità è um, il rapporto di Riace con i comuni vicini a Riace, cioè loro hanno sentito questo vostro canto di accoglienza o hanno chiuso le orecchie, cioè si è creata un'emulazione virtuosa o no, secondo lei? Grazie. Quando eh, ci sono stati i primi arrivi, gli sbarchi, poi eh, la partecipazione delle istituzioni, per tanti anni non, nessun comune aderiva ai bandi del Ministero degli Interni. Eh, da, perché nel 2001 nasce in Italia questo progetto così sperimentale che si chiamava Programma Nazionale d'Asilo: solo tre comuni calabresi, Riace, Badolato e Isolo Caprizzuto. C'era un motivo, perché luoghi di sbarchi. Dopo per, per tanti anni non c'è stata nessuna lesione. Eh, con, a decorrere dal 2010 c'è stata una dilatazione del sistema, non solo in Calabria, ovviamente sulla scia che, che si era creata a Riace, sull'esempio di Riace. Tanti altri comuni vicini hanno voluto sperimentare queste, soprattutto mh, per contrastare... Lo spopolamento per contrastare il declino demografico, per recuperare la scuola, per recuperare i servizi, che, se, che, che comunità sono quando esiste solo quella dimensione così di un irreversibile processo di, di oblio sociale che non c'è più nessuno, che se ne vanno tutti. Allora questo è stato, diciamo, non, non tantissimi, c'è stata una dilatazione del sistema. E, Ovviamente è coincisa anche con un ma ma maggiore eh, arrivo di, 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 di persone, nel, eh, di, 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 eh, di profughi, di eh, richiedenti l'asilo politico ai sensi della Convenzione di Ginevra. E, e devo dire che negli ultimi tre anni eh, invece eh, qualsiasi governo, anche il governo di centro-sinistra, che ha preceduto questa deriva così di disumanità del, del, dell'ultimo governo, eh, eh, bisogna fare questo, eh, 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 ricordare queste date. Il, nel febbraio 2017 c'è il memorandum del governo Gentiloni, Minniti, era, che tra l'altro c'è un Calabrese, ministro degli Interni gli accordi con i lager libici con i, con i capi clan addirittura questo governo li propone questi accordi, li chiamano centri di accoglienza sono dei lager, sono dei lager. In, non, Libia, non, in Libia sono dei lager, le persone ritornano è come, è, è come essere, è, è come essere diciamo, partecipe di un olocausto perché gli esseri umani sono sempre esseri umani uguali, non è che solo quelli che venivano deportati nei campi di concentramento, i campi di concentramento della Libia è uguale. E, e poi giugno 2018, quando c'è una piena diciamo, responsabilità per chiudere i porti e fare vagare le persone nel mare e poi essere intervistati con deliri di onnipotenza così, e magari... Eh, di dire sì sono stato io che ho fatto questo perché l'immigrazione eh, un giorno secondo me io non voglio augurare nulla ma dovranno sentire i lamenti proprio nella loro coscienza di quello che hanno fatto. Grazie Stefano, sono, grazie al sindaco Lucano, alla professoressa Fiore, sono Vincenzo Pascale, Fondazione Migrantes Ong Nazioni Unite. Sono Reduce da un viaggio in Italia a parlare di immigrazione, sono stato a Potenza, di oggi, a parlare di, dovevo parlare di immigrati italiani nel Nord America, di, oggi, di Potenza Muro Lucano. Mi sono trovato in una realtà differente, c'erano dei sacerdoti estremamente attivi. Nel, soprattutto nell'area metapontina, ad accogliere ad integrare eh, i migrati eh, dell'area del Sahel, praticamente. Però c'erano forti resistenze da parte delle autorità, dalle prefetture per il rilascio dei visti. Addirittura sono arrivati quasi a, a forme di protesta con scontri quasi a cariche della polizia dove alcuni mh, sacerdoti hanno proprio, sono dovuti intervenire per fermare queste cariche. Eh, in effetti io chiedo al sindaco se um, in effetti ci sono state uh, le stesse difficoltà da, nel suo paese e se soprattutto sono stati, come dire, um, siete stati um, uh, guidati dalle prefetture ad accogliere o a seguire le direttive che le prefetture in genere um, come dire, um, suggeriscono, uso un termine diplomatico, suggeriscono ai comuni sull'accoglienza e perfino sulla sepoltura. Aprendo le, uh, i cimiteri, nel um, caso di Salerno, sono arrivate, è arrivata una, una nave con 18 dei 18 decessi sono stati seppelliti proprio a Cava dei Tirreni la mia città natale ecco insomma qual è il vostro rapporto con le istituzioni? Avete avuto come dire, un rapporto positivo per quanto riguarda i visti, un rapporto con le prefetture com'è il suo rapporto con le istituzioni l'esperienza di, di potenza mi ha fatto ripensare un po' a questa situazione, la ringrazio e, è tutto vero quello che ha detto lei, ma e, e, per, la mia idea è che RIACI dal, ha avuto queste fasi: una, una in cui non, non, non c'è una presenza istituzionale perché è stato lo sbarco. E, e come, io mi sono coinvolto come, come volontario, così come, come per un impulso diciamo, di umanità. E poi ehm, nel, dal 2001 eh, con il Ministero degli Interni poi c'è stata eh, questa dilatazione così, del, degli arrivi a, e poi cominciano anche ad avere un ruolo le prefetture. Le prefetture eh, nel, dal 2010 in poi e fino al 2016 non ha, è stato un, un rapporto così di, di collaborazione. Di, di, tendente anche a, su, a superare le problematiche per quanto riguarda tutta la documentazione, le richieste, le richieste di asilo, le audizioni, le, ehm, anche le, le, le domande per la protezione umanitaria ehm, e, e comunque dal, da, da quando poi c'è questa aggressione eh, tutto cambia. Tutto cambia anche il rapporto con la prefettura di Reggio Calabria. Noi siamo un comune della provincia di Reggio Calabria, il nostro riferimento con la prefettura che gestiva proprio eh, come tutte le prefetture italiane i cosiddetti cassi, i centri di accoglienza straordinari. E io ho visto che eh, c'era questo, eh, questo disegno così di, eh, per azzerare quello che stava avvenendo a Riace e, e, e quindi si, si staccava quella collaborazione che era anche fondamentale perché non fosse altro perché non, non tanto per i documenti, non tanto per i visti, per questi riconoscimenti che comunque alla fine non si può prescindere, ma soprattutto per il sostegno del contributo economico, per eh, il tentativo così di eh, in qualche modo eh, di ridimensionare è come se c'è stata una. Una, uh, un, un, un disegno molto preciso per uh, allora il, di conseguenza il, il mio rapporto con, il, con un prefetto in particolare che è arrivato a Reggio Calabria il primo settembre del 2016 è stato veramente eh, difficile, difficilissimo perché è, è, per Proprio per, proprio per il motivo che ho detto, che eh, alla fine io ho, dovuto, ho dovuto riconoscere eh, la, la, la difficoltà e anche il pericolo di continuare a fare quel progetto, di fatti, eh, quando ho visto che per ancora oggi al Comune di Riace non è stato corrisposto il contributo per l'anno. 2017 per un numero altissimo di, di ospiti dopo che i servizi sono stati garantiti, senza un giustificato motivo, solo magari per la vicenda giudiziaria. Però mi ricordo che io nel 2017 prima eh, eravamo nel periodo di, eh, prima di Natale come, come questo periodo, al, verso la fine di ottobre, eh, avevo cercato di sollecitare la Prefettura a corrispondere eh, il eh, contributo perché ci eravamo inventati anche eh, un bonus sociale, che è una specie di moneta locale, per, eh, per ovviare ai ritardi di accreditamento nel corso degli anni con il ministero degli interni. Ma è arrivato un punto che, proprio per il numero degli ospiti così alto, gli i piccoli esercenti di Riace non, non, non volevano fare più il credito non volevano fare più il credito, ci stavano tagliando la luce nelle case, ci stavano mettendo nelle condizioni di superare enormi difficoltà. Sono andato alla Prefettura e ho detto, guardate noi vogliamo chiudere questo progetto, non vogliamo... gli ospiti che abbiamo li possiamo pure tenere, li, li ospitiamo nel progetto dello Sprar. Li facciamo stare qua perché, come mission, noi non abbiamo fatto mai queste cose, però ci stanno mettendo nelle condizioni veramente difficili, di difficoltà enorme. Viene Natale, non c'è l'uso nelle case, non c'è il latte per i bambini. Non, non. Si era creata anche una rete diciamo, collaterale di solidarietà per sopperire a queste problematiche. Però c'era una insensibilità e mi ricordo pure in quel periodo che una c'era una rifugiata. Che, che, eh, che era ospite del progetto CAS della, con la prefettura, e per cui, eh, per cui eh, eh, la maggior parte diciamo, sono alla fine hanno accettato di essere trasferite e questa ragazza, siccome era una ragazza nigeriana, che era, aveva un doppio diniego, la Commissione per il Riconoscimento dello Status aveva dato esito negativo per lei. È venuto il, mi ricordo, il 22 dicembre al Comune per dirmi eh, se, se io le potevo, potevo fare le parti d'identità. Perché, dice io, perché avevo, avevamo fatto con i soggetti gestori delle riunioni per dire dobbiamo chiudere questo progetto del CAS. Non ci stanno pagando, ci stanno mettendo nelle condizioni veramente di difficoltà. Allora lei aveva saputo questo, viene al municipio. Dice, mi ha detto, mi chiamo Domenico, almeno mi chiamano sindaco, era così. Mi dice, Domenico, io voglio, devo andare, è la mia condizione di difficoltà adesso, perché non ce ho, eh, ce ho due dinieghi, il decreto Minniti-Orlando aveva ridotto in Italia da, eh, la possibilità di poter ricorrere alle decisioni della Commissione da tre a due, e questo era un fatto anticostituzionale. No. Lei aveva due, de, due, de, due dinieghi, mi ha detto: Me, me la puoi fare le carte d'identità perché magari gli altri sindaci non me la faranno? Ho detto io, si chiamava Bechi questa ragazza. Ma tu ce l'hai le foto? Ha detto: oh Sì, ce l'ho nella borsa. Glielo fatto subito la carta d'identità. <ride> ho fatto subito, ma ho, ho detto: Io me ne vado. Me ne vado dove vai Bechi? Vado o nella campagna o vado a a San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, dove c'è una bar baraccopoli, che è veramente una, una, un livello di degrado umano, senza luce, senza, eh, senza servizi igienico-sanitari, senza acqua. Allora lei, ho ehm, ho detto, però ho detto qualche volta torno a Riace, qualche volta torno, perché quando c'erano le feste era una ragazza piena di vita, piena eh, vo voleva ballare, era venuta in Italia in Europa per vivere, per incontrare la vita e per in realtà lei il 26 gennaio del 2018 una sera che fa freddo a San Ferdinando dove stava in una capanna avvolta da plastica e praticamente nel tentativo di riscaldarsi lei e una sua amica la capanna prende fuoco muore, bruciata viva, bruciata viva e vicino c'è quella carta d'identità, meno male che ho fatto quella carta d'identità sono orgoglioso, ma è un reato, adesso mi contestano che è un reato, non potevo fare quella carta d'identità. Ma dopo Bechi Moses nel, in quel centro a San Ferdinando un ragazzo di colore, un ragazzo che era diventato un, un, un sindacalista che si chiamava Sumaya Sacco, è stato, è stato ammazzato dalla mafia per nel tentativo anche di. di di tutelare i diritti sindacali dei braccianti che i caporali, della che i, i mercenari e che i negrieri della terra ogni giorno in, quelle, in, quella, in quella baraccopoli eh, obbligano mh, tantissimi ragazzi di colore a, ad essere come schiavi. E la prefettura non, mantengono quel centro e invece surriace. Per ragioni politiche c'è stato questo tentativo di, 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 di sopprimere. Beghi non c'è più. Un'ultima domanda e poi lascerei il piacere dell'ultima domanda a Teresa. Perché... Grazie di essere qui, mi chiamo Piero, uh, sono avvocato qui a New York. Uh, nel suo intervento ha detto che vengono molto dal nord Europa ad osservare il modello Riace. Eh, la mia domanda è se viene anche qualche piccolo comune della Sicilia, della Sardegna, della Campania a osservare il modello Riace e possibilmente a replicarlo. Sì, ma in realtà il modello Riace è stato, si basa molto sulla forma così di interazione tra le famiglie, tra i vicini di casa, quindi c'è questa ospitalità diffusa che recupera... Le abitazioni abbandonate dagli emigranti e poi questo bonus sociale per sopperire alle, alle, diciamo, alle lentezze con le quali il ministero accreditava i contributi, e poi eh, un recupero di, di botteghe, di vecchie cantine abbandonate nel centro storico che diventano tanti laboratori in cui c'è queste borse lavoro per, eh, per le persone, quindi anche una dimensione di un'economia collettiva eh, che ha riguardato, eh, nel caso eh, del, delle persone che facevano le borse lavoro, anche l'Africa. C'era una, una rimessa per, da Riace verso l'Africa. E poi le, gli operatori coinvolti, quindi abbiamo anche eh, fatto diventare l'accoglienza un'opportunità una perché non, non, si poteva, non si poteva immaginare che in un luogo dove ci sono queste difficoltà economiche eh, era unilaterale l'accoglienza che riguardava un'opportunità solo per le persone che arrivavano, ma anche per le persone del luogo. E quindi è, stata, è uno dei motivi perché c'è stata questa eh, accettazione da parte della comunità locale, perché è qualcosa di utile, oltre che i luoghi, eh, come devo dire, predisposti... Eh, per ragioni anche antropologiche, ad una accoglienza spontanea, ma anche l'utilità è stata fondamentale. Credo che questi sono i, i parametri su cui si, si fonda questo tipo di esperienze, così, di, 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 di comunità e di condivisione della multiculturalità. E, e, credo che, come è stato per Riace, una dimensione molto eh, di comunità. Non esistono molte, eh, molte esperienze così. Ma è replicabile? Sì. Fare prevalere semplicemente c'era una persona, un, una persona un, un ragazzo italiano, che per ragioni così ideali di, è andato a vivere nella Palestina. Si chiamava Vittorio Arrigoni ed era un pacifista, uno, un militante politico. E quando era corrispondente, aveva fatto una radio, quando si metteva in contatto con l'Italia, alla fine lui diceva sempre: Due parole, restiamo umani. Sì, scusa, prima di darti la parola di questi, per ulti, questa ultima tua domanda, che voglio proprio che faccia tu, eh, il sindaco di Milano, torniamo a lui: si, la domanda è replicabile, e dopo che ha fatto questo incontro, invitando Mimmo a Milano, una grande assemblea, una festa per proprio eh, tributare il merito che, che Mimma e il suo esperimento sociale ha, eh, ha raccontato del suo incontro con il fondatore di Starbucks, che come sapete ha aperto una, un caffè eh, a Milano fra tante polemiche. E ha detto che quando è andato a vederlo, questo gli ha detto, io voglio aprire qua a Milano, perché è qua a Milano che io ho imparato a bere il cappuccino buono, il caffè buono. E Sara gli ha detto, se entri in quella mentalità che devi pensare anche ai rifugiati e ai richiedenti asilo, viene di chiedere e lui ha detto va bene io faciliterò le cose in modo che tu non ti trovi aggrovigliato da tutte le questioni burocratiche ma tu devi garantirmi che una certa percentuale dei posti di lavoro che ci saranno nel tuo caffè verranno date a richiedenti asilo regolare che hanno fatto domande eccetera. Eh, in base alle liste che sono disponibili nel comune. Quindi è replicabile forse con quel calore umano e quella poesia che il sindaco ci ha raccontato, forse no. Però una sensibilità diversa è replicabile, cioè porsi il problema di che cosa possiamo fare in qualunque realtà ci troviamo per trovare una soluzione per far sì che il problema non rimanga sempre un problema, quello è replicabile. grazie eh. Grazie di tutte queste riflessioni, Mimmo, che vanno dal micro livello al, al macro contesto. A Ma me la parola che eh, mi è risuonata nella mente tutto il tempo è la parola ospite, che in italiano è affascinante perché vuol dire sia la persona che ospita, che apre le porte di casa, sia la persona che arriva, il visitatore, che può essere anche un, un estraneo, non soltanto chi già, eh, chi già conosciamo. Ora, Stasera tu hai dato voce a, a tantissime persone, eh, le istituzioni, uh, quelle che ti hanno appoggiato, quelle che invece ti hanno fatto resistenza, i politici, uh, chi ha fatto questo percorso con te, i turisti. Uh, ma volevo chiederti, in questo gioco di, uh, di specchi poi in cui chi apre la porta... In un certo senso, è anche accolto come hai dimostrato da tutte queste persone con le loro culture. Se volevi dare voce a una persona uh, che è stata a riace, a, a un, un rifugiato politico, una storia che è stata uh, raccontata da questa persona, la prospettiva di chi spesso, come sappiamo, non ha voce perché rimane ovviamente sommerso dalle voci degli altri. Eh, se mi ricordo qualcuno. Sì. Eh, ma ce ne sono tante. Immagino, ma Celline <ride> <Ma ride> eh, è una. Ma credo che questa di Beki è una storia eh, un po' sconvolgente. Poi tante donne dell'Africa subsahariana che ci hanno raccontato il loro viaggio verso i Paesi arabi e poi subire eh, in Libia una una terra dove non c'è rispetto per i diritti umani e poi, e poi sempre questa dimensione del viaggio della speranza, de, del mare, dell'arrivo, dell eh, della, del trauma, eh, della, de, perché spesso eh, ci sono i cani poliziotti, ci sono eh, questa dimensione di, di forte consapevolezza di questa precarietà umana, che è, questa fragilità dell'esistenza e quindi credo che um, ce ne sono tantissime, però credo che un ricordo più quello che mi ha fatto comprendere bene eh, di, fare una, di fare questa scelta per, non per la dimensione dell'odio o, uh, o della guerra, ma è questo ragazzino africano di nove anni che in, ha girato il mondo dall'Afghanistan al, al Pakistan all'Iran alla Turchia alla, um, alla Turchia poi a, alla Libia poi a Lampedusa poi a Crotone e poi a Riace si chiama, si chiama Ramadullah è incredibile per, e poi faceva gli apiloni per, e lui è venuto da solo con uno zio che poi in realtà non era nemmeno zio ha detto così perché in una notte eh, in cui la sua casa dove abitava è stata bombardata eh, la madre che stava. Detto, eh, poi lui, eh, lui. In realtà, io eh, questo racconto l'ho ascoltato mentre viene intervistato da Wim Wenders, perché è lui che dice a Wim Wenders: Viene a Riace. Perché era stato selezionato quando, durante la permanenza, come quando era in accoglienza a Riace. Eh, lui, il registro, aveva selezionato per, per fare le riprese di questo. Di questo il medio metraggio no? e poi a un certo punto lui si rifiuta di andare sulla, sulla scena dice se vuoi venire devi venire a Riace perché e il regista dice è, è un avvertimento eh, diciamo anche giusto allora io mi sono deciso di venire a Riace e, di, e, di, e poi di, di, di cambiare il, il senso della, del che inizialmente doveva essere solo un cortometraggio e Wim Wenders dice questi sono solo guai per un filmmaker perché diventa lui il narratore e poi dice in realtà quando vado a Riace io eh, rimango sconvolto da questa e questo ragazzino quando, eh, quando ci è stato segnalato che stava arrivando dalla questura di Crotone ci hanno detto arriva eh, è piccolo però è un grande uomo io non avevo capito bene il significato una della Questura che mi aveva come sindaco, mi aveva detto queste parole. E, e quando poi è arrivato Ramadullah, eh, eh, ha raccontato la sua esperienza, la sua, eh, quella notte tragica che lui eh, vede, eh, racconta la guerra perché è colpito da una bomba. Poi dice il sangue, il sangue, il fuoco, il fumo. Poi i miei genitori vai vai e poi alla fine si trova in un camion a girare il mondo e arrivare, allora lui credo che in una notte è diventato un uomo, ecco perché è quel piccolo grande uomo, e dice questa è la guerra, il dramma della guerra. Io, un bambino di nove anni innocente, che con quella testimonianza ti fa, ti fa scegliere, ti fa scegliere e ti dice quella è la guerra, questa è la vita.